vai in radio, in TV, pure sopra Facebook. Il Ciardatano. Buongiorno, buon pranzo, buon venerdì, buon tutto. Come state? Tutto a posto? Oggi è festa per me, festa per me, festa per me. Io finalmente il singhiozzo non ne ave. Buongiorno, benvenuti, bentornati al Ciardatano. Oggi è l'ultima puntata della settimana. Poi vabbè, si va a mare, chi andrà a mare, chi andrà in montagna, chi andrà a Cassano, bello fresco, la sera con il maglioncino sulle spalle, chi andrà a Torre Cane, chi andrà insomma ovunque, purché si vada. Bene, ciao Silvia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Paolo. Buongiorno Paolo. Paolo, respawn. Buongiorno. Sì, Poggio Franco. Direttamente da Milano. Salutiamo Federico Semplice. Federico, fai pure tu con la telecamera, Lexi. Stai, Federico. Oh, vi ricordo i numeri telefonici per intervenire in diretta. Ci siamo tutti. Tutti, tutti quanti, immancabili come sempre. 080 501 4668. Oppure mandarci un messaggio vocale tramite WhatsApp al numero 370 301 5353. Allora, continuiamo a parlare degli anni 80, visto che ieri abbiamo così spaccato tutto, abbiamo avuto un audience pazzesco ieri e vi ringrazio per questo. E vedi, abbiamo già una prima telefonata, vediamo chi è. Pronto? Scommetto che è Rosa. Pronto? Ciao, chi sei? Pronto? 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 Siamo pronti, chi sei? Pronto? Pure io sono pronto. E me, allora, respawn, di che cosa vuoi, ciao, chi bisogna sei? Bisogna parlare con Renato pronta. E non con la TV. Devi parlare con me direttamente al telefono, non in televisione, capito? Ciao Renato, ciao cara. Silvia e ciao Paolo, e Federico, e Maddalena, e Christian, tutti. Ciao Rosa. Che vuoi sentire? Me, Rosa, me, Paolo. Ogni volta... Cara, cos'è che vuoi sentire? Paolo, ciao. Allora, senti, c'è una love story in atto. Quale canzone stamattina vuoi sentire? Una vita in vacanza, la sai? Una vita in vacanza, che con gli anni 80 non c'è proprio nulla. Quindi un'altra canzone, non la sai? Rosa, una degli anni 80. Una canzone degli anni 80. Anche italiana. Accidenti a te. Accidenti a te. Ci canzoni, accidenti a me. Un pezzo degli anni 80, non lo conosco. Che ne so? Una canzone di Fabio Concato, di Viola Valentino. È bellissima, accidenti a te. Com'è? La canta il bambino. Mio nipote. Non la sa, mi dispiace perché io allora, sono c'è un po' una, vintage. Abbiamo trovato Accidenti a te di Fiordaliso, ma è del 2002. Rosa, dai, sforzati un po', dai, una degli anni 80. Una degli anni 80, su. Tutto cotugno. Calcio, Allora facciamo una cosa, te la dedico io, così tagliamo la testa al topo. Ciao, lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Son di Poggio Franco, di Poggio Franco vero. Ok, salutiamo tutti i vari commercialisti di Poggio Franco. Pensavo la chiudessi con E ne vado fiero. No, sono di Poggio Franco. Ah, ovè, giustamente un pezzo anni 80, Cosmet Paolo. La richiesta di ieri. La richiesta di ieri, di un di pezzo Rosa. Anni 60. Ora, tutte le volte che chiamerà Rosa metteremo questo. Stiamo andando indietro. Ci scrivono qui Angela, che salutiamo, Angela Landi. Vamos alla playa dei Righeira. Buon pomeriggio, ti stiamo ascoltando da Torre Canne. Siamo in viaggio di nozze. C'è Capre de Post, Torre Canne in viaggio di nozze. Madonna, questi sicuramente vengono dalla Germania perché hanno preso Torre Canne come punto di villeggiatura, diciamo. C'è un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, sono Rosa da Poggio Franco. Senta, volevo dedicare la Flora di Apigia, la canzone di Gianni Ciardi, Tarantella Barese. Gianni Ciardi, Tarantella Barese. E qual è sì. Tarantella Barese? Vediamo. Tarantella Barese. Lo sa. E mo vediamo. Sì, ma è balletto barese. Cusa do stam, me sì.
Parigi. Non cresce l'erba, ma ston dal Parigi. Sì, ma la me, chiedo un continente. E io faccio. Vai, vai, via, canta con me. Toc, 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 non si mette nudi sopra il telefono. Vengo perché la bascia a casa, mette nel toast, ma non la do. Balletto Barese, balletto Barese. Del grandissimo Gianni Ciardo. Grazie per averci chiamato e andiamo avanti con il repertorio anni 80. Allora perché... Ren, ieri abbiamo iniziato a parlare della musica anni 80 italiana, ma dobbiamo smaltire una serie di messaggi che sono arrivati. Abbiamo promesso che oggi li avremmo fatti ascoltare. Vai, smaltisci, vai. Beh, visto che stai facendo tutte, Renato, puoi fare anche un bel Quando Piove. Giustamente. Quando Piove. Vai. Ciao Renato. Ed è mentre ti ascolto che ricordo Festival di Sanremo 82 e 83, rispettivamente Vado al Massimo e Vita Spericolata, Vasco, che sono arrivate penultima e ultima. Infatti, l'abbiamo oggi detto quelle canzoni fanno parte della leggenda. Dopo 40 anni, continua. L'uomo leggenda, Vasco Rossi, è diventato il numero uno in Italia. Certo. Un abbraccio a voi tutti. Grazie, ricambiamo l'abbraccio. Buon proseguimento di giornata. Grazie. Sì, Vasco Rossi è il numero uno, nel senso che è il numero uno che fa più vendite in assoluto di Beh, chiunque. Anche anni. A livello di genere rock, no? Genere rock, è sì, tu consideri che l'unico che continua dopo 40 anni a fare sold out in tutti i vari stadi è lui. Poi vabbè, Ligabue e tutti gli altri. Ma sentiamo l'altro messaggio. Ciao Renato. Ciao. Negli anni 80 c'era Please Don't Go. Che Please Don't Go. Please Don't Go. Vabbè. E poi? Sentiamo. Renato, aggiungerei anche Ligabue con Radio Freccia, il film e tutti i suoi CD. Però Radio Freccia è postumo. Successivo, postumo. Sì. Non dire andiamo negli anni 90. Silvia. Questo è un brano anni 80. Scritto dal primitivo Zucchero, quando faceva l'imitazione di Joe Cocker. Però qui non tanto, qui era Zucchero lui. Senti la voce come era limpida, pulita. Bel brano. Qua ci vuole un singhiozzo, Paolo. Tanta voglia sovversione. E se hanno fatto molti sbagli, sono piene di paure. Le vedi camminare insieme nella pioggia sotto il sole. Dentro un pomeriggio paghi senza gioia né dolore. Donne, tu du du, ah, ah. Pianeti dispersi. Al telefono Enzo Paolo Turchi? Sì. Federico, se ci sa fare. C'è un messaggio, sentiamo. Renato, su di noi di Pupo. Su di noi. Nemmeno una parola. Claudio, il giovaniello di Bari. Claudio, ciao. Non so se siete d'accordo con me, però forse gli anni 80 della musica, insomma, sono stati caratterizzati, a mio avviso, in realtà dal sound. Magari in Italia chi ci è riuscito meglio è stato Vasco Rossi. Basta pensare pezzi come Tofì o Ciao, o c'è chi dice no. Altissimo. Forse all'estero credo Phil Collins abbia dato un buon contributo. Quei Genesis. Di sound. Sì, prima quei Genesis. Pensate poi... in Dear Tonight. Chissà, magari Peter siete Gabriel. D'accordo con me, non lo so. D'accordissimo. Ciao ragazzi. Grazie Claudio. Sì, comunque chiudendo la parentesi donne, poi ascoltiamo qui i messaggi, non ti dico, guarda. Renato. Allora, Donne è stata scritta da Alberto Salerno per il testo e da Zucchero per la musica. Il brano è stato presentato al Festival di Sanremo 1985 e si è classificato al penultimo posto. Però ovviamente ha ottenuto un successo radiofonico planetario, direi. Esatto. E infatti poi dopo quel brano lì Zucchero si è così tuffato
Nell'imitazione di Joe Cocker, ma ci ha collaborato in certo, realtà, vabbè, e siccome lui ha le corde blues, giustamente ha coltivato questo suo talento. Ma poi Zucchero si è sempre avvalso, si è sempre avvalso di musicisti straordinari. Grazie Paolo per l'applauso su avvalso di musicisti straordinari. Fammi continuare il discorso, sennò già dura poco la trasmissione. No, soprattutto qui una pioggia di messaggi che non so se riusciremo ad ascoltare. Corrado Rustici, chitarrista storico che ha suonato anche con Zucchero, vabbè, poi oltre Paolo Jones al basso, eccetera. Tina ai cori, quella che Tina, la tua ex, sì, la mia ex tata, sì, lei. Vuoi ascoltare i messaggi? Perché vai. Full. Buongiorno, sono Rosa. Siete bravissimi. Volevo ascoltare la canzone Vamos a la Playa, che è molto bella e ancora attuale, diciamo, molto conosciuta. Va bene. Mi piaceva tantissimo. Simo. Anche se ero piccolina. Lina. Finito? Ok. Ma allora, pensavo continuasse. C'è tutto Lexi. Sentiamo un altro messaggio. Ciao Renato. Ciao. Volevo ricordare Gianni Togni. È stata anche un po' la colonna sonora degli anni 80. Luna. Infatti sono sposata. Ho incontrato il mio ragazzo, il mio marito, attraverso la canzone Luna. E ora siamo ancora insieme. Attraverso la canzone hai conosciuto tuo marito? Ma pensavi fosse lui Gianni Togni? O tu, sì. Un altro brano che è stato suonato sopra le spiagge, nelle discoteche, alle feste in casa, ai matrimoni, alle cresime, ai battezzi, in tutti i posti, in tutti i luoghi, in tutte le vanni. Gianni To! E guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po', passo le notti a camminare. E Gianni To! Sembro uscito da un romanzo, giallo, ma cambierò. Sì, cambierò. Gettano arance da un balcone, così non va. Tieni la cappa di un melone. E poi chissà, non sono ancora diventato matto, qualcosa farò, ma adesso no. Luna! No, mica sono le dumme vive. Fermate, gettano i consigli per acquisti. Pubblicità! Il ciardatano. Ciao Renato, anche viva la mamma di Edoardo Bennato, dedicata a tutte le mamme. Ciao Renato. C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che invia tra poco sarà a colori, l'estate che passa in fretta, l'estate che torna ancora, e i giochi messi da parte per una chitarra nuova. A Saint-Tropez, a Saint-Tropez, a Saint-Tropez. Adesso tutti quelli che stanno mangiando alla tovaglia, alla tavola, alzatevi, allambite e ballate con me. Viva la mamma, affezionata a quella gota troppo lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera. Che viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, dei pianti è al telefono ora. Sentiamo, pronto, chi è? Pronto? Renato! Ciao, come stai? Sono Michelina. Inconfondibile, tu ormai sei diventata parte dell'arredamento qua. Ti dispiace per la canzone di Luna. Di Luna, perché ti dispiace? C'è Cicis. Perché sono le 2:15? Perché avevo la cagnolina che si chiamava Luna. Ah, che non hai più. Non ce l'hai più? Grazie della non c'è più ormai, un anno che non c'è più. Va bene. No, perché avevo la malattia. Va bene, pazienza. Ero fatta sopprimere. Mamma, dici tu fate la canna. No, ma niente, ce la ricordiamo com'era bella. Bella prima della sopprimizione. Se ne vada. Senti, vuoi sentire una canzone, Michelina? Mi metti una bella canzone. Mettimi una piacere tuo, mano a mano. Andiamo. Va bene, ma la mettiamo mano a mano. Ce l'hai mano a mano di Rino Gaetano, Silvia? No, perché... Ecco.
Grazie Michelina, seguici. Grazie cara, seguici, mi raccomando, tanto stiamo qua fino al 26 luglio, va bene? Beh, Renato, ci sono un sacco di messaggi, sentiamo i messaggi, prego. Dai, la mandiamo dopo la canzone. Ma? Renato, vogliamo ricordare Fiorella Mannoia, Michele di Bari. Bene. Caffè Nero Bollente. Caffè Nero Bollente. Canzone dell'80 di Fiorella. Caffè Nero Bollente è scritta dal grandissimo Mimmo Cavallo di Taranto. E Caffè Nero Bollente. Ah, la prima versione. Ammazzo il tempo bevendo Caffè Nero Bollente. In questo nido scaldato. 1981. 81. Ma tu che smetti alle tre, poi torni a casa da me, tu che non senti più niente. Vedi anche il telefono. Pronto? Pronto? Pronto. Ciao, chi sei? Sono Maria Chia. Senti, voglio tanto salutare attraverso te mia sorella Stella, che ti segue sempre, sempre, sempre. Grazie, dove si trova? Dove si trova? La sua canzone col suo marito. È Magic Moment, non so se ce l'avete. Magic Moment. Come si chiama tua sorella? Magic Moment, ah. Come bello. E poi Stella. Continua. Stella, salutiamo Stella. Da parte. La saluta attraverso te, che grazie. Ti vede sempre. Non grazie. Grazie, salutiamo Stella. Ciao Stella. Se vuoi ci puoi chiamare al numero 080-501-4668, così parliamo direttamente con te. Va bene, sentiamo un altro messaggio. Renato, sono Roberto. Ciao Roberto. Ancora di... Edoardo De Crescenzo. Fessa, c'ha ragione. Ce l'abbiamo, Silvia. È notte alta e sono sveglio. Buonanotte a tutti quelli che ci seguono questa notte su Telebari. Insieme a te ci stavo meglio. Mi mancano i capelli, Alexi. Gigi Marzul. Tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo. E adesso che ti voglio bene, io ti bello. Ciao Renato. Ancora. Ma mi parla? Ancora. 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 Perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te. Un brano pazzesco, guarda, c'ho i peli tutti indrizzuati, perché è una canzone bellissima scritta da grande Claudio Mattone, storica. Molti sono convinti che l'abbia scritta De Crescenzo, invece in molte interviste che ha rilasciato ha detto no, io non sono mai pigliato una lirta, quella canzone là, perché non è mia, è di Claudio Mattone. Vediamo chi ha il telefono. Pronto? Pronto. Ciao, chi sei? Francè. Francè? Sì. Come stai? Sto bene. Tappò. Da Grumo. Da Grumo. Ah, da Grumo. Quindi sto una bene. Grumese, doc. Sono una Grumese, barese pure. Ho capito. Mi fai tanti auguri. Tanti auguri. Per che cosa? Per 80 anni. Ah, tanti auguri, cara. Grazie mille. Io metterei firma. Pure io un abbraccio e un bacio. Guarda, un bacione a te. Io metterei firme adesso per arrivare all'età tua. Lo so, voi siete giovani ancora. Una passatia. 45 anni, non è che sia giovanissimo, insomma. Comunque me la metterei... fai una canzone. E dimmi tu che cosa vuoi sentire, te la dedico con tutto il cuore. Una bella canzone che ti piace a te. Una bella canzone che piace a me. Vediamo. Facciamo... Vediamo un po'. Aspetta, non vedi. Scusi, e passa e spassa sopra sto balcone, ma tu sei uguaglione. Però fammi cantare, sei ancora così giovane. Tu sei uguaglione che ti mise in capo e vuoi giocare a pallone. Vabbè, o parli tu o canto io. Se ti devo dedicare la canzone, da fe, capito? Pronto? Non sto capendo più niente. Tra va quella bene. Che singhiozza la signora. Va bene, va bene. Va bene, cara. Tanti auguri. E mi raccomando, altri 100 di questi meravigliosi 80. Va bene? Pronto?
Ciao cara, grazie. Sì. Allora Silvia, vogliamo ricordare altri nomi che hanno... No, avuto devi successo. Avere un po' di pazienza, ancora... dobbiamo ascoltare Madonna. Gli altri messaggi. Sentiamo vocali. I messaggi. Una canzone degli anni 80 di David Bowie. Bowie. Vedi? In Strans. Una canzone di David Bowie, Flash Dance. Perché cioè David Bowie ha scritto Flash Dance? No, è Flash Dance, un brano scritto da un altro. Sentiamo un altro messaggio. Buongiorno Mario. Lionel Richie, anni 80, ha fatto il pieno. Lionel Richie, no. E c'è Mario. Buongiorno Mario. Va bene, Giuseppe, chiama la prossima volta, capito, Carmelo? Buon pomeriggio, voglio ricordare Donatella Rettore, voglio ricordare Sabrina Salerno con Boys, Boys, Boys. Boys. Joe Squill. Grandi, grandi. Sabina Salerno, chi c'è che se la scorda? Che Sabina, Samantha Fox. Ne parleremo lunedì. Che voglio dire, avevano una cosa in comune, Samantha Fox con Sabina Salerno, che non era la voce sicuramente. E stama, fessie. Vediamo mo chi è al telefono adesso. Pronto, chi è? Pronto? Ciao. Ciao, chi sei? Pronto? Ciao, chi sei? Sono Clara. Clara, l'amica di Heidi. Sì. Da dove chiami? Sì. Dalla casa del nonno? Ma io non sono in diretta. Certo che sei in diretta, tesoro. Ecco. Da dove chiami? A me arriva in ritardo. Senti, Renato, vogliamo parlare dei cani che abbaiano ogni qualvolta tu passi dal condominio? Allora, là c'è un cane solo che abbaia e chiaramente si tira dietro tutto l'altro. E sappiamo benissimo chi è, però non è la sede giusta per dire questa cosa qua. No, era un modo scherzoso. Certo, figurati. So che il tuo cane è bravissimo. Grazie. Ed è l'altra cagnolina che dovreste incontrarvi. No, ma non serve. Non serve. Grazie comunque per averci chiamato. E mo mettiamo un brano anni 80. Ce l'abbiamo. Stiamo continuando a mandare. Ah, ancora messaggi. Sentiamo i messaggi. Questo è carino. Ciao Renato, sono Daniele, quello da Ottomani. Puoi dedicare una canzone d'amore a mia madre? Una canzone d'amore a tua madre? Dell'amore. Vediamo che cosa abbiamo posso pensato dedicare. Di... Ah, ce l'abbiamo? Ti accorgi che... Ah, vabbè, di dedicare, grande. Sai, sia il pezzo a Michelina che... Rino Gaetano. E ti ruba un sorriso la bella stagione che sta per finire. Ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore a mano si scioglie nel pianto quel dolce. Però questa è un'altra versione, no? Sì. Live. Dove? Live dove? Spinazzola? Con me in una stanza non c'è soldi. Oh, salutiamo Franco Ferrante che ci sta seguendo. Ciao Franco, il mitico Franco Ferrante, attore con la A maiuscola, anzi con la T maiuscola, attore. La pubblicità dura troppo, dovreste dare giù. E vabbè, noi non cambiamo su parquette, infatti. C'è una telefonata. Sentiamo chi è, pronto? Pronto, ciao Renato, sono Ennio da Foggia. Ciao Ennio, bentornato. Come stai, tutto bene? Ti ho preso alla fine proprio della trasmissione. Dici tutto, senti. Ennio. Ci fai ascoltare un Staying Alive, tipo Febbre del sabato sera? Sì, cantata dai mitici Bee Gees, Staying Alive. Esatto. Va bene, ora vediamo se Silvia ce l'ha, anzi se Paolo ce l'ha. Grazie per la compagnia. Eccotela qua, grazie, ciao caro. Tanto fermate è finita la puntata, come te lo devo dire, eh? Still alive, still alive. Can't stop love, can't stop love.
sta là. Canzone, manda! Stiamo chiudendo pure questa puntata, Mocicosi, però peccato. Continuiamo lunedì, eh? Continuiamo certo lunedì, che sì. Anche perché c'è un macello di roba ancora da raccontare degli anni Ottanta. Bene, signori, ci vediamo lunedì e buon mare, buon fine settimana e mi raccomando, amatevi e fate l'amore, che è bello. Ciao! Vai radio in TV pure sopra Facebook. Il Ciardatano.